siamo sul circuito neve ghiaccio di La Tuile, un po' provato dal caldo dei giorni scorsi, ma comunque ancora utilizzabilissimo. Per sfruttare al meglio la trazione che mi può offrire Outlander, ho messo il sistema in modalità lock e ho disinserito il controllo elettronico di trazione per avere anche dello slittamento che mi permette di avanzare e magari anche di giocare un po'. Effettivamente qualche traversino qui e lì viene tipo così. Tipo così. Solo che ti devo dire a lavorare. Quando la macchina con la massa e l'altezza da terra che ha prende l'abbrivio lateralmente, diventa abbastanza impegnativa da recuperare. Vedo. Diciamo che non è la vettura che non tiene, è che io sto facendo il deficiente. E io apprezzo. Ma comunque, a prescindere, soprattutto usandola come va usata, è una macchina veramente di una facilità estrema, tant'è che la potrebbe guidare anche un bambino. Ah sì? Allora Paolo, io tirerei le conclusioni della giornata. Tiriamo due palle di neve all'operatore. Quello va bene, però dopo. Ok, allora vuoi sapere della macchina? Sì. Vuoi sapere cosa ne penso? Sì. Mi piace per quello per cui è nata, vale a dire una wagon spaziosa, addirittura 7 posti in necessità, se no con grande capacità di carico, molto confortevole, sicura, ideale per una famiglia o di 5 persone con tanto bagagliaio ancora disponibile o in casi estremi anche in 7, soprattutto se nella terza fila siedono due bambini, ma a quel punto con poco bagagliaio. E poi? Neo che ho trovato riguarda la trazione. Avrei preferito come stile di vettura 4x4 una macchina un po' più specialistica, aggressiva sulla parte posteriore della trazione. Bravo, perfetto, che permettesse qualche traversello un po' più qui sfondi una porta aperta. Io uso solo trazioni posteriori praticamente, però questa non è una macchina nata per giocare, è una macchina per chi deve fare strada anche in condizioni difficili, magari con la famiglia a bordo, per cui a questo punto ti devo dare torto. La trazione funziona benissimo perché la macchina si disimpegna dappertutto, abbiamo visto anche nella neve alta, sul ghiaccio e quant'altro, per cui ai fini della sicurezza questo sistema va benissimo. Sono d'accordo con te in questo. L'unico piccolo punto lo farei riguardo ai consumi, che è vero che è un SUV alto anche da terra, quasi 18 quintali a vuoto eccetera, quindi ci sta che non consumi come utilitaria, però abbiamo rilevato medie di 12-12,5 con un litro andando tranquilli, che non è un risultato spregevole ma neanche è sicuramente un primato, e il resto direi più che valido. Magari avremo modo di riparlarne. È possibile, è pur sempre una Mitsubishi 4x4, per cui su questo siamo d'accordo. Di neve all'operatore. Adesso sì. Ok. Di neve. Non puoi rispondere al fuoco, sei l'operatore. Fuoco nemico. No, ma che liscio che t'ho fatto.